Nicola Amadori, nostra collega, dov'è e con chi? Buongiorno Giorgio, io mi trovo alla sede nazionale della WISP e sono in compagnia del presidente della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, Vincenzo Manco, che è qui accanto a me, buongiorno. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Grazie. Allora, volevo spiegare Giorgio il motivo per cui mi trovavo qui. Avete accennato, avete parlato di tanti argomenti. La Germania campione del mondo, un successo che, come già avete anticipato e come oggi dicono tutte le analisi, tutti i commenti, deriva appunto dal talento dei più giovani ed è una squadra multietnica. Ecco, noi siamo qui proprio perché la WISP lavora su questi due aspetti, sulla formazione di nuovi talenti e sull'integrazione come strumento di successo. La Germania, lo avete anticipato anche con Corsini prima, in 10 anni ha investito 600 milioni di euro nel settore giovanile. In Italia non si arriva ai 5 milioni l'anno per le squadre maggiori. E allora io chiedo a Manco perché c'è questa disparità, lo chiedeva anche l'ascoltatore, questa disparità di investimenti, perché in Italia non si crede nei giovani, Manco? Mi verrebbe da dire che il calcio, così come tantissime altre organizzazioni, altri ambiti della nostra società, di come è organizzato questo paese, è uno specchio appunto della società. Insomma, questo è un paese che rispetto ai giovani, sia nell'ambito istituzionale, nell'ambito politico, nell'ambito anche dei corpi e delle rappresentanze sociali, mi verrebbe da dire, insomma, è un paese che purtroppo segna il passo, è un paese per vecchi, ecco, tranne qualche inversione di tendenza recente. Quindi io da questo punto di vista qua non mi meraviglio poco, ecco, mi meraviglio poco purtroppo. E che cosa si può fare? Perché parliamo sempre di logiche di profitto. In sostanza i giovani rendono meno e conviene più prendere i calciatori da fuori, perché questo è quello che emerge dal mercato del calcio italiano. Sì, io farei una riflessione anche più ampia, voglio dire, rispetto alle notizie recenti, non soltanto relative ai mondiali di calcio, che è sicuramente un indicatore. Noi per esempio ai mondiali antirazzisti abbiamo anche invitato un'associazione che si chiama Libera, per esempio. Vogliamo parlare delle ultime notizie di ciò che accade in alcune società sportive calabresi e quant'altro? Vogliamo anche discutere di quelli che sono i fondi di investimento attraverso cui si fanno le transazioni e le compravendite appunto degli stessi calciatori? Quindi oltre ad una mentalità che non investe nei giovani, non investe nelle scuole calcio, perché appunto c'è bisogno di un'inversione di tendenza culturale che comprenda, diciamo, uno sguardo lungo, ripeto, non soltanto nella federazione gioco calcio, nello sport di questo paese, ma questo paese deve alzare lo sguardo e avere l'orizzonte lungo. Beh, io credo che ci sia la necessità, soprattutto nell'esito del 13 di agosto, noi dovremo eleggere un nuovo presidente federale, ci saranno la riorganizzazione degli organismi dirigenti della federazione, lì ci dovrà essere, credo, un primo segnale. La dico così, i primi nomi che si vedono e che si ascoltano, secondo me, non danno il segnale di un'inversione di tendenza. Nicole, credo sia interessante insistere poi anche con Manco sul tema del, lui ha detto, i mondiali antirazzisti, sul tema del multiculturalismo, ecco, quanto sono presenti stranieri o persone di origine non italiana. Poi qui io ho usato la parola razza e forse giustamente gli ascoltatori, in realtà il dibattito lessicale è amplissimo, mi hanno subito corretto. Nicole. Sì, beh, abbiamo visto che la Germania è stata definita una squadra giovane, pop ed etnica, cioè un melting pot multietnico e interclassista, e quindi quello che non è l'Italia, a differenza proprio dell'Italia. Allora chiedo a Manco, dove sta il nostro errore? Lei diceva prima, in campo ci deve essere lo specchio della società, c'è lo specchio della società, questo avviene per la Germania, ma per l'Italia ancora no. Io direi anche qui purtroppo l'errore sta nell'aver favorito, nell'aver fatto emergere in questo paese culture e pensieri anche dal punto di vista politico e culturale di centrodestra. Noi abbiamo una forza come la Lega Nord o anche altre forze che hanno impedito con scelte istituzionali, legislative e quant'altro la necessità anche in questo paese che si possa guardare con piena serenità e con anche grande civiltà un villaggio globale, quindi il meticciato è la nuova identità del mondo e attraverso i mondiali antirazzisti noi come WISP siamo
un esempio credo molto virtuoso. Quest'anno noi abbiamo visto la partecipazione di 72 nazionalità e 23 paesi presenti. La interrompo manco proprio perché a proposito dei mondiali antirazzisti, noi abbiamo collegato al telefono un ragazzo che ha partecipato a questo torneo, che si chiama Amadou, buongiorno, e viene dal Senegal. Sì, buongiorno. Buongiorno Amadou, allora lei è arrivato in Italia nel 2011, fa parte di una squadra di calcio e ha partecipato ai mondiali antirazzisti che, come ricordava Manco, tra l'altro si sono conclusi da poco. Vuole raccontarci la sua esperienza, come il calcio lo ha aiutato ad integrarsi qui in Italia? Posso dire, il calcio, essendo un gioco molto cresciuto negli ultimi anni, è amato da tante persone in tutto il mondo, presenta delle caratteristiche che facilitano l'integrazione di diversi gruppi etnici e razziali a livello mondiale. E sarebbe meglio citare alcune di queste caratteristiche, che secondo me la prima è il bello del calcio. Questa è una caratteristica fondamentale che spinge l'integrazione di persone. Se facciamo un riferimento al bello del calcio, sappiamo tutti quanti che com'è il bello il calcio. Giocandolo è bello, guardandolo anche è bello, e su questo si parla del livello culturale. Scusi Amadou, lei giocando a livello amatoriale nei campetti, immagino, delle periferie italiane, incontra razzismo tra i tifosi e tra i suoi compagni di gioco? Secondo me il razzismo è una cosa che dobbiamo lottare con tutti quanti, perché non è una cosa bella anche fuori del calcio, anche dentro il calcio. Tra i giovani, Amadou, la chiamano mai nero, ancora peggio negro, a lei? Dentro il campo alcuni tifosi ma senti delle, a volte delle parolacce, ma l'assumo e vado avanti. Certo che deve fare. Nicole, ti ridiamo la parola per chiudere questa parte. Volevo solo fare dire una cosa a Max De Tomasi, che è accanto a me qui in studio, perché sul profilo del colore dei giocatori brasiliani una considerazione, Max, la voleva fare. La considerazione è importante, il fatto che noi da questo campionato del mondo scopriamo che dobbiamo creare delle regole nelle inclusioni etniche del nostro paese, perché poi se andiamo a scoprire che la Germania è riuscita ad ottimizzare questo facendo arrivare degli emigranti dall'est e dall'ovest e dall'Africa e regolarizzandoli, scopriamo che queste persone, se inserite all'interno di un contesto sociale ampio come una nazione, riescono a dare anche qualche cosa. All'epoca noi italiani davamo mano d'opera, adesso invece ci sono questi giovani che danno prestanza atletica. E in Brasile, mi dicevi, il concetto di mulatto. In Brasile sì, c'è questa cosa che insomma va sottolineata, è molto importante, cioè i brasiliani sono i giocatori che più giocano all'estero, semplicemente perché hanno quasi tutti il passaporto comunitario, non l'hanno perché lo comprano corrompendo qualcuno, ma perché sono discendenti di polacchi, di tedeschi, di africani, di italiani, di portoghesi. Sono tutte persone che sono arrivate in Brasile ricercando lavoro, che l'hanno trovato ovviamente i loro antenati, e che adesso hanno doppia cittadinanza, sia europea che brasiliana. C'è un dato molto importante anche dal punto di vista politico: i brasiliani hanno sempre agevolato l'inclusione etnica. C'è un esempio su tutti: ci sono quartieri a San Paolo, che è una città di 20 milioni di abitanti, composti da persone di origine araba, musulmani, che vivono accanto a persone di origine ebraica. Quindi persone che sono dovute, popolazioni che sono uscite dai loro paesi e che sono andate a finire a San Paolo, dove hanno trovato tolleranza totale. Nicole, per chiudere. Allora, no, volevo una domanda velocissima a Manco, ritornando al razzismo, volevo chiederle, il calcio italiano è razzista? Cioè, al di là dei singoli episodi, della singola ignoranza delle persone, dobbiamo pensare alle curve dove il tifo è strutturato, dove il tifo è anche molto politicizzato. Allora, le curve italiane del calcio italiano non accettano gli stranieri, secondo lei?
Io credo che si tratti sempre, come dire, di facinorosi, che sono la grande minoranza comunque del popolo che segue il calcio all'interno degli stadi e all'esterno degli stadi. Purtroppo anche lì l'esempio scoppia, perché è il frutto, diciamo, delle contraddizioni sociali che nelle curve del calcio, come purtroppo in alcuni casi anche in altri sport, si prenda per esempio il basket molto di recente, e invece c'è la necessità, secondo me, di costruire cultura sportiva, nuova cultura sportiva dell'inclusione, dell'accoglienza. Si deve conquistare la cittadinanza sportiva, si deve riconoscere. L'europarlamentare Kyenge, già ministro per l'integrazione ai mondiali antirazzisti, ha riconosciuto la cittadinanza universale. Questo lo si fa se si rende di nuovo popolare il calcio, se si comincia a pensare ad un calcio dove non vince il business ma vince lo spettacolo. Amadou dice una cosa straordinaria: il bello del calcio è la gente, è il popolo, è sempre stato così, sono i territori, sono le società sportive, sono le grandi maglie alla Totti e alla Del Piero, che hanno un'identità e costruiscono l'identità di un territorio, dei quartieri, e attraverso quello si costruisce anche una comunità, il senso vero delle comunità. Guardi, che è Marco, quello dell'accoglienza e dell'inclusione. Lei ha parlato degli aspetti economici. Nicole, grazie davvero. Era Nicole Amadori, grazie a voi, collegata con noi dalla WISTA, l'Unione Italiana Sport per Tutti, con Vincenzo Manco. Noi...